passa di Glodoros che viene qua. Come? Un calcio in faccia. Che stronza. Comunque, benvenuti in un nuovo episodio di In Cucina con Livia, l'unica rubrica in cui cucino. Vi ricordate questo arnese? Questo arnesuccio che ho preso nell'ultimo video da Shane? E già, oggi faremo gli spaghetti di zucchine. Che buoni gli spaghi! Se famo due spaghi e zucchine, raga. Prima di iniziare però vi ricordo di andare ad acquistare le mie magliette, il mio merchandising, attraverso il link che trovate giù nell'info box. Taggatemi e vi riposto su Instagram, andatemi a seguire Lilli Meraviglia. Belli questi disclaimer, ragazzi, ma li devo fare sempre, perché c'è sempre qualcuno che mi dice: ma dove posso fare questo? E tipo, trovate tutto sul mio Instagram. Comunque, oggi quindi faremo sti spaghi di zucchine. Avevo trovato una ricettina e gli ingredienti per questi spaghi sono ovviamente una zucchina. Io ne mangerò una perché, come sapete, il mio stomaco è molto piccolo. Che dire, vi piace questa zuccon? L'ho appena lavata, è per questo che è bagnata. Poi dei pomodorini per fare tipo il sughetto. Uno spicchio d'aglio. Scusate qua il casino, devo andare a buttare il vetro, non guardatemi, ci metto io. Uno spicchio d'aglio, anche se sinceramente non sono una grande fan dell'aglio, però forse serve per dare sapore, non lo so, ecco. Io seguo alla lettera cosa mi dice la ricetta, che in realtà adesso ho perso. Quindi andiamo a cercare la ricetta degli spaghetti di zucchine. Certo, solitamente, cioè, nei video di cucina, se tipo quelli vanno a vedere la ricetta, dico: wow, ma mi sta a pià per culo. Raga, non mi scrivete che mi sto a pià per culo, perché veramente mi sto a pià per culo io da sola, ecco. No, e non le voglio al pesto. Allora, prima di tutto, lavate e mondate le zucchine. Mondate. Che era l'asca? Hai sentito? Non le devo mondare? Create gli zodless seguendo le istruzioni. Cos'è un zodless? E dove sono le istruzioni? Vabbè, comunque, prima di tutto dobbiamo prendere il zuccon e temperarlo. Oddio, raga, sono un po' emozionata. Non ho mai temperato una zucchina. Ho temperato solo carote. Ok, questa sarà dove metterò i miei zucchini tagliati. Prendiamo questo arnese. Io non so in che lava devo inserirlo. In quella più piccola. E qual è? Forse questa. Raga, io faccio come le temperote. No? Oddio! Aspetta che fa un suono. No, ma li vedete? No, vabbè, raga, pazzeschi. No, vabbè. Guardate, io ho fatto la zucchina a righe. Cazzo, guardate la punta. Come si leva? Oddio, mi taglio un dito. Levati, punto. Guardate, no, già. Ma io continuo a temperare. Ma guardate che belli, cazzo. Questi sì che sono spaghi. Due spaghi. Vabbè, due, sono un po' più di due. Decisamente un po' di più di due. Oh, ma quanto ne sta uscendo? Cioè, raga, a parte che sta uscendo tutto un liquido. Il sangue delle zucchine. Ma poi come si pulisce sto coso? Che è? Usa e getta? Guardate che belli però. Dai, su, devo temperarli tutti. Queste sono tipo le zuccherote. Le temperine. Le temperine. Che tenere il nome temperine. Ne voglia di temperarle. Mi sto temperando. È una situazione temperata. La situazione si sta temperando. Shane sta avanti anni luce a noi. Anni luce. Che ci faccio con questo? Rovina tutto. Vabbè, bello però. Svuotiamo tutti i nostri spaghi. Beh, raga, che dire, guardate, sembrano un po' delle puntarelle, sinceramente. Non mi sembrano zucchine. Le guardo e non penso a zucchina, penso a non so, pasta. Pasta! Raga, siamo calmi, eh. Adesso, prossimo step. Iniziare a preparare il condimento. Saltate l'aglio in padella con un filo d'olio. Poi aggiungete i pomodorini tagliati in quattro. Oh, li devo tagliare in quattro. Allora prenderò il mio tagliere. Eccolo, ragazzi, è un tagliere. E taglierò i miei pomodorini in quattro. Perché in quattro? Se li voglio tagliare tipo in sei, me lo impediscono. Cioè, qui mi stanno obbligando a fare cose che io non voglio fare. Mi stanno obbligando per fare due spaghi. Per esempio, due zucchine e pomodori stanno bene insieme. Non lo so, Poi dopo che ho fatto quella dieta ai pomodori, cioè, mi hanno rotto il cazzo. Ho mangiato per 3 giorni solo pomodori. E tutti: Devi, ti viene l'acidità. Non mi è venuta l'acidità. Mi è venuto il rompicoglione per i pomodori. Forse sono un po' troppi rispetto, però vabbè, insomma, non ho neanche letto le dosi, però vabbè. Prendiamo una padella. La zucchina sul fuoco, no. Prendiamo la padellona, accendiamo. Metto una fiamma media, ragazzi, non voglio esagerare con la fiamma. Metto un po' di olio, mi raccomando, extravergine, che le troiette da 4 soldi non le vogliamo nel nostro piatto. Che altro dovevo fare? L'aglio. Uno spicchio va bene o è troppo? Vabbè, poi lo levo in caso, no? E i pomodori. Raga, ma che è? Io non ho mai fatto
tutte queste cose. Lili, sei pazza? Sì, cazzo. C'è scritto fate insaporire un po'. Cosa devo fare insaporire? Dimmi cosa. Cioè, ma i pomodori si possono cuocere? Non diventano flosci e mosci? Oddio, devo aggiungerci delle olive che non ho. Fate insaporire qualche minuto? In che senso? Cioè, quanto? Dimmi un numero, una cifra, voglio... Per esempio, cioè, accendo qua un po'. Poi che ne so quando è saporito, cioè io sono confusa. Sono confusa. Ma non devo aggiungere il sale? Forse è l'aglio che sta dando sapore, sapete? Qui non mi dice né sale né pepe. Io dopo, ragazzi, ce la do una spolverata di aroma, eh. Perché ok che so di aroma, ma l'aroma ci vuole. Ok, secondo me è insaporito. E dice di buttare gli spaghetti così. Ma guardate che bel... Che bel piatto! Mio Dio! Ma davvero così? Cioè, su due piedi? Cosa sto dicendo, raga? Ma pure che mi state ascoltando mentre sparo ste stronzate. Però guardate che bel piatto! Cioè, l'Italia, cioè, il verde della zucchina, il rosso del fumarò e il bianco dell'aglio. No, fate cuocere 1-2 minuti. Ma le zucchine mica si cuociono in 1-2 minuti, scusatemi, eh. Cioè, o sono scema io? Ma che ne so, raga? Non capisco, poi manca di sale, cioè. Io sono uno chef, ragazzi, fidatevi di me. Fidatevi di me, in Cucina con Livia, top, la migliore rubrica di cucina che possiate mai trovare su YouTube. È l'unica rubrica in cui copio le ricette agli altri. Questi pomodori sono ancora duri, cioè, non si devono afflosciare. Ma che ne so, ma io che ne so. Senti, io con una forchetta assaggio se sono cotti, perché 1-2 minuti sono passati. Proviamo. Oddio, ma guardate, sono proprio degli spaghi. Oh, secondo me non sono cotti. Se leggete le ricette e vi dicono 1-2 minuti, stanno mentendo, eh. Lo dico. Non fidatevi di quei ciarlatani. Fidatevi di Lilli Mera. Comunque non so perché me l'avete richiesto così tanto. Quando vi ho fatto vedere quell'arnese, tutti devi farci il video quando li fai. Quindi li sto a fare perché pure ero curiosa. Ma avete fatto venire curiosità pure a me. Assaggiamo adesso. E adesso sono cotti, però manca decisamente di sale. Quindi mettiamo un po' di sale. Vai. E ragazzi, il pepone, lo sapete che sono ossessionata dal pepone, lo devo mettere per forza. Non mi dire che il mio pepone è finito. No, il mio pepone. Poi ce n'era ancora, per fortuna, eh. Ok, spegniamo il fuoco, ragazzi. Userò la ciotolina di prima, tanto zucchine c'erano, zucchine vanno. Cioè, insomma, ragazzi, non facciamo gli schizzinosi qua. Impiattare e mangiare. No, ancora no. No, vabbè, ho fatto un casino. Avete visto come mi è partito quel pummarò? No, l'aglio te lo tieni perché mi fa un po' cagare. Questi pomodorini non è che non mi ispirino più di tanto. E voilà, raga, questo è il risultato. Devo dire, non è male, no? Cioè, se no ci sta. È arrivato il momento dell'assaggio. Scusate se vi metto così, però. Guardate, guardateli. Sembrano proprio spaghetti. Cioè, non è una zucchina, ve l'ho detto. Assaggiamo. Raga, ma sono deliziosi. Cioè, vi giuro, sono stranissimi, ma sono deliziosi. Cioè, vi giuro, sono top. I pomodori cotti fanno cagare. No, i pomodori fanno cagare perché sono tipo flosci e caldi. Però le zucchine sono top. Veramente super consigliato. Poi non so perché, il sapore mi ricorda un po' la pasta alle vongole. Forse per l'aglio. Però, raga, veramente top, super consigliati. Veramente, veramente troppo buoni. Ciao, Laschi, grazie. Però sì, ecco, i pomodori, non mi piacciono i pomodori flosci. Questo era come fare gli spaghetti di zucchina con questi arnese e vi giuro che sono deliziosi, cioè non sanno nemmeno di zucchine, non so, sono buone e basta, quindi top. E ci ho messo pochissimo, super facile, avete visto, ci vogliono tre cose, anzi due se levati i pomodori flosci e viscidi. E quindi niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao. Raga, scusate per la mia face, scusate per la qualità di questo video, ma ovviamente lo sto registrando col telefono perché volevo dirvelo nel video, mi sono scordata. Volevo augurarvi buone vaca perché io domenica parto e quindi sarò fuori all'incirca 10 giorni e quindi mi faccio ste vaca e quindi ovviamente non ci saranno video, ci saranno storie su Instagram se mi prenderà il telefono, quindi andatemi a seguire su Instagram Lilli Meraviglia. Rifarò dei video quando sarò lì, però non potrò montarli perché sennò non c'è. Perché comunque sto in vacanza. Però comunque da metà agosto, raga, ritorno. Quindi seguitemi su Instagram e su TikTok che sicuramente uscirà qualcosa. Io vi auguro buone vacanze dalla vostra Lilli Mera. E fate i bravi, ragazzacci. Io so che siete ragazzacci, ma fate i bravi. Ciao.